Le formazioni già schierate a centrocampo, agli ordini del direttore di gara, che è il signor Romario Gorreia di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Viste Bilò, anch'egli di Ancona, e Morganti di Ascoli Piceno. Tutto pronto dunque per il calcio d'inizio, maceratese in consueta tenuta bianco-rossa, maglia nera e pantaloncini e calzettoni bianchi per il castignano, che attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo. Ultimi preamboli, arriva dunque il fischio d'avvio del signor Gorreia. Queste le formazioni in campo, partiamo proprio dalla squadra di casa con Moretti tra i pali, Ferrari, Angelini, Ionni, Luzzi, Fortunati, Funari, Martoni, Galli, Van Nicola e Ndiur. Risponde la maceratese con Santarelli tra i pali, Pallorani, Zandri, Nice Amaino, Armellini, Lapi, Marchetti, Giaccaglia, Mastro Nunzio, Perez e Andreucci. Dunque qualche novità di formazione anche importante per questa maceratese, fa trovando anche il gol all'esordio. Tanto attenzione a questo pallone dentro, l'errore e c'è il calcio di rigore. Il calcio di rigore in favore del castignano al primo vero affondo del match. L'errore in fase di chiusura della difesa biancorossa, pallone al centro che ha attraversato tutta l'area. Ha mancato sotto porta la prima deviazione, che sembrava abbastanza agevole Ndiur, poi è stato abbattuto in contemporanea da Santarelli e da Zandri, arbitro che ha prontamente segnato il calcio di rigore ed ha soltanto ammonito il terzino biancorosso suo, il contatto decisivo dunque per l'assegnazione del rigore. Dunque dopo appena 3 minuti l'occasionissima per Giorgio Galli di sbloccare la situazione e portare avanti i suoi, con già 3 centri a bersaglio per l'attaccante. Parte Galli con il sinistro, la parata di Santarelli. Si salva al terzo la maceratese, la parata di Santarelli con la conclusione, a dire il vero non perfetta, di Galli. L'avversario, corner profondo, la sponda a rimettere il pallone in mezzo, poi la conclusione con il destro e Santarelli ancora una volta deve bloccarla in due tempi, che sulla conclusione di Van Nicola. Dall'altra parte Vallorani finisce a terra, calcio di rigore stavolta per la maceratese. Buon lavoro da parte di Vallorani, arriva anche il cartellino giallo all'indirizzo del difensore di casa, dovrebbe trattarsi di Angelini. Va Mastro Nunzio con il destro e il pallone è fuori. E il pallone è fuori, dunque un rigore sbagliato per parte. Incredibile ma vero, una situazione abbastanza insolita, con un rigore sbagliato per parte in questa prima mezz'ora. Sempre Zandri dalla bandierina, seguiamo questa azione, poi chiameremo in causa Enrico Zandri. Arriva il pallone del terzino biancorosso, il colpo di testa ed è un grandissimo gol, quello di Vallorani al 29esimo. La sblocca la maceratese, uno schema questo già riproposto in precedenza con Mastro Nunzio nell'occasione che non aveva centrato il bersaglio, lo trova, e come invece al 29esimo minuto Vallorani, grande stacco sul primo palo, in netto anticipo su tutti, un po' ferma la difesa del castignano che qui non ha seguito il taglio sul primo palo di Vallorani. Preferisce allargare il gioco su Vallorani, sempre in proiezione offensiva l'autore del gol. Arriva il cross sul primo palo, doppia deviazione. Con il suo sinistro a tentare la battuta direttamente in porta, Galli che al terzo della prima frazione si è fatto parare il calcio di rigore da Santarelli.
Va Galli, palla che passa e la traversa a dire di no. Poi va Nicola che però si è aiutato in maniera irregolare e dunque 52esimo minuto. Traversa clamorosa di Giorgio Galli, davvero straordinaria la sua conclusione con il sinistro. Praticamente da fermo è riuscito a dare forza e precisione al pallone. Davvero la sfortuna stavolta ha detto di no al 41enne attaccante che nelle ultime stagioni ha battuto il calcio di punizione. Occhio a Perez, la mette sul secondo palo, si salva anche in questo caso la difesa. Arriva adesso Zandri di gran carriera, Zandri fermato qui ancora una volta da un intervento senza palla da parte di Fortunati, con il direttore di gara che anche in questo caso ha lasciato, oserei dire in maniera incredibile, correre. Zandri si stava involando verso la porta, era un intervento da rosso diretto quello di Fortunati. Tanto Zandri, buon lavoro. Sul sinistro arriva il cross, secondo palo, anticipato Tittarelli, c'è Perez, preferisce riallargare ancora su Pucci, il destro, la palla in rete, anzi no, incredibile, e poi la super parata di Martone, ma incredibilmente né il direttore di gara né l'assistente hanno visto il gol di Pucci, era assolutamente dentro il pallone calciato da parte di Pucci dopo la deviazione della traversa. Nettissimo il gol qui non dato alla Maceratese, che torna dunque da Castignano con i tre punti. Non ci sono partite facili in questo campionato, lo abbiamo sempre detto e sottolineato, e anche oggi c'è stato comunque da combattere contro un'avversaria molto ostica e che ha alcuni giocatori comunque in grado di creare problemi. Da parte mia, da parte di Andrea Angeletti, è davvero tutto per questo pomeriggio qui da Castignano. Ringraziamo per il solito apporto Enrico Maria Scattolini e per la realizzazione tecnica, studio foto video Mirko Isidori, Villa Potenza Macerata. Appuntamento per l'undicesima giornata, domenica prossima all'Elvia Recina. La Maceratese avrà un'altra avversaria di tutto rispetto, l'Atletico 100 Buchi. Mister Nocera, partita complicata sul campo del Castignano, lo dicevamo d'altro canto una settimana fa, gli episodi hanno un po' condizionato il tutto, il rigore al terzo sbagliato dal Castignano, il rigore sbagliato da Mastro Nunzio, il gol immediato che ha dato chiaramente l'impronta decisiva, poi nella ripresa forse è mancato il colpo del 2-0 che avrebbe magari evitato un finale non di sofferenza ma con qualche apprensione. Io penso che era più facile farlo a primo tempo il 2-0, perché abbiamo avuto delle occasioni al di là del rigore sbagliato con Mastro, con Zandri, abbiamo avuto alcune occasioni perché cercavamo di chiudere la partita. Nel secondo tempo sì, forse potevamo gestire meglio qualche ripartenza, al di là che il gol di Pucci secondo me è gol, e quindi però c'è stata una partita di sofferenza perché venivamo dalla partita precedente dove non abbiamo fatto risultato pieno, quindi c'era l'importanza della gara, anche del risultato, e quindi c'era un po' di timore e siamo stati un pochettino più bassi, però ti ripeto, forse nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare e non l'abbiamo fatto. Oggi è dato spazio anche dal primo minuto ad Andreucci, hai variato un po' la formazione, l'abbiamo detto più volte, la bontà della rosa di questa squadra è un valore aggiunto e oggi hai dimostrato insomma come tutti possono stare in campo in maniera determinante e decisiva. Ma ho lottato con la società proprio dall'inizio dell'anno, io il direttore sportivo, per far capire che la rosa è importante, 20 giocatori e oggi appunto l'alternanza, far capire che io ci credo in questa cosa. Secondo me i campionati li vince il gruppo, può giocare uno, può giocare l'altro, l'importante è che danno il massimo e così deve essere fino alla fine. Questo è il mio modo di vedere calcio e dall'inizio cerco di far capire in tutte le società dove vado che è l'organico, che diciamo la rosa, poi puoi avere tantissimi giocatori di qualità o no, ma devi avere giocatori che ti danno la possibilità di alzare il livello di competizione anche in allenamento. Domenica prossima arriva quella che forse è la vera sorpresa di questo campionato, l'Atletico 100 Buchi, che sta giocando un ottimo calcio, squadra propositiva, squadra offensiva. Sarà una partita ancora una volta complicata, ma contro un avversario che magari concederà qualcosa in più sul piano del gioco.
Sicuramente era una di quelle squadre che all'inizio avevamo messo nelle protagoniste del campionato, adesso si sta riprendendo molto bene, quindi è una squadra con ottimi giocatori, tutti di categoria superiore quasi, per cui ci aspettiamo una partita diversa sicuramente da queste ultime due, però poi devi stare attento perché hanno tanti giocatori di qualità che ti possono mettere in difficoltà. Ma per adesso ci godiamo questa vittoria e poi da lunedì cominciamo a pensare alla Coppa Italia del 3 e poi al 100 buchi. La pressione al momento è tutta dalle parti del Chiesa Nuova. Ma non, io ti dico, ci sono tante altre squadre oltre a Chiesa Nuova che possono stare lì al vertice, per cui noi dobbiamo pensare a noi, a migliorare di partita in partita, a forgiare questo gruppo che ogni settimana mi dà qualche soddisfazione, e quindi c'è da migliorare alcune cose, però piano piano cerchiamo di fare sempre meglio. Siamo con mister Vittori. Mister, una sconfitta di misura contro la Maceratese, ma il divario fra le due squadre quest'oggi davvero non si è visto. Un Castignano combattivo, chiaro, quel rigore al terzo minuto avrebbe magari dato un'impronta diversa al match, ma come valuti la prestazione della tua squadra? Allora, il rigore l'ha sbagliato anche la Maceratese, quindi diciamo che si equivalsa l'occasione fallita. La prestazione è stata, secondo me, è stata una prestazione importante di una squadra che vuole dire la sua fino all'ultima giornata per evitare i play-out, per evitare i bassi fondi della classifica. Poi il campo è sempre quello che dice la verità, però oggi non posso rimproverare assolutamente niente ai ragazzi, né come atteggiamento e neanche tecnicamente. È stata una gara ben giocata dai tuoi, chiaro, l'avversario era di tutto rispetto, ma questo Castignano ha tutte le carte in regola per giocarsela. Noi la vediamo quest'oggi per la prima volta da fuori, ma devo dirti che mi ha fatto un'ottima impressione la tua squadra. Sì, noi purtroppo, come si dice, siamo sulle montagne russe, veniamo da una partita esaltante, una partita difficile, a parte il risultato, ma abbiamo... E poi la stagione nostra è stata costellata da infortuni, ma come tutte le squadre, la ripartenza dopo due anni, tutte le squadre, quando era il sabato vengono a giocare anche da noi sempre con pieni di infortunati, quindi abbiamo avuto questo, però fortunati, anche oggi avevamo diverse assenze, ma abbiamo sopperito alla grande, anche perché in campo si fa sempre 11 contro 11. Sono contento. Due trascinatori, Ettore Ionni e Giorgio Galli, due giocatori di esperienza, ma anche oggi davvero non si è vista l'età in campo, si sono visti due trascinatori per un gruppo che comunque è fatto anche da ragazzi molto giovani. Sì, sono... Noi come società abbiamo sempre cercato di creare una famiglia prima e avere giocatori che riescono a far crescere i ragazzi giovani e a farci migliorare anche dal punto di vista atteggiamento, anche frutto di diversi discorsi fatti da loro durante questa settimana, questo tipo di atteggiamento. Li devo ringraziare per questo, perché sono di aiuto, a parte in campo, anche fuori dal campo sono dei punti di riferimento importantissimi.